L'intelligenza artificiale può avere un ruolo anche nella formazione, nel futuro dell'istruzione. L'istruzione serve per formare le persone, per insegnarli a pensare. Se no si chiama addestramento ed è un'altra cosa, no? Si addestrano le scimmie, ma non si addestrano le persone, almeno durante la scuola. Invece sì, l'intelligenza artificiale, proprio per la sua capacità di sintetizzare, di creare nuovi contenuti, di fare cose, può essere utile nella condivisione della conoscenza, nella creazione di nuova conoscenza e nella condivisione della conoscenza, quindi in realtà consente alle aziende di far crescere professionalmente i propri dipendenti, delegando a sistemi automatici per tutta una serie di attività che hanno poi tutto sommato uno scarso valore aggiunto. È fondamentale imparare a fare le domande giuste, imparare a parlare, imparare a capirsi. Nell'immediato futuro potrebbe essere utile avere una formazione più umanistica rispetto ad una tecnica specializzata. Secondo me sì, perché poi le questioni tecniche, per le questioni tecniche ci sono gli ingegneri, che sono bravissimi a rendere concrete delle idee che magari tanto concrete non sono. Però le idee generalmente vengono da persone che stanno pensando al problema, non stanno pensando alla soluzione. Anche l'intelligenza artificiale, uno dei miei sogni è quello di usarla per trovare nuove domande, perché tante volte noi usiamo i sistemi per ottenere delle risposte che sappiamo già o che magari sono già state codificate all'interno del sistema e quindi in realtà sì, avevi bisogno di quella risposta che non risolve un problema, il problema è già stato risolto. Però tante volte ci sono dei problemi che non sai di avere, che non sai ancora di avere e vorrei trovare un sistema che mi crea nuove domande, poi le risposte verranno. A tuo parere l'intelligenza artificiale che tipo di impatto può avere nelle aziende, nella piccola e media impresa? E c'è anche un discorso di problematicità nell'introduzione. Secondo me no, cioè ci sono imprenditori, tra virgolette, intelligenti che non hanno problemi perché non vedono un nemico in questa cosa. I progetti fatti con l'intelligenza artificiale, dove le inserisci anche a piccoli pezzettini, sono comunque diversi dai progetti normali, dove in qualche modo la misura del ritorno dell'investimento segue certi tipi di regole. Con l'intelligenza artificiale è più difficile misurare il ritorno dell'investimento perché comunque non c'è esperienza, bisogna introdurre nuove cose come proprio la conoscenza, e l'esperienza, la condivisione di queste cose, quindi diciamo non sono facili, però si possono fare dei progetti che funzionano un po' come le profezie dell'Antico Testamento, no? Il profeta dell'Antico Testamento faceva una profezia a breve termine che si concretizzava facilmente, adesso non piove e non pioverà per mezz'ora. E poi faceva una profezia a lungo termine che veniva in qualche modo validata dal verificarsi della prima. La stessa cosa vale per i progetti di intelligenza artificiale. Uno deve fare un progetto, cercare di ottenere dei risultati a breve termine che siano visibili, che siano tangibili, anche se non eclatanti, comunque che dimostrino che una cosa si può fare, perché l'hai fatta, e poi giustificare con questi i progetti magari che hanno un orizzonte più In generale, che tipo di risposta hai avuto dalle aziende con cui stai collaborando adesso? ampio. Io ho utilizzato un metodo in fido. Prima faccio le cose e poi ti dico che ci sono dentro. Quindi, quando c'è un problema, cerco magari, non cerco di inserire perché sarebbe sbagliato. Mi sembra che questa tecnologia mi consente di risolvere il problema più facilmente e più in fretta. La utilizzo e poi ti dico, guarda, non sei l'ultima. Per la soluzione di questo problema abbiamo usato queste tecnologie. Allora è più facile perché diventa tutto più comprensibile. Se inizi a parlare con acronimi, tecnologie, parli di tecnologie strane, parli in inglese, dici delle cose che poi non sono comprensibili, e come puoi pensare di far passare un messaggio? Non puoi.
tu sei un tecnico, anche se poi in realtà non lo sono, e stai parlando con una persona che è abituata a sentirsi dire che il figlio dell'amico che il computer ne sa perché mi ripara il telefono lo fa con Excel con 50 euro. Non hai speranza, perché il nostro problema è proprio un problema di capacità retorica, di affrontare una discussione senza addentrarci in tecnicismi inutili. E l'altra è di fare progetti che abbiano quella caratteristica dalla quale ho parlato prima, cioè abbiano una parte che si realizza facilmente e subito e poi una parte a più ampio respiro che si realizzerà nel tempo.